cultura, per la cultura italiana. Quindi una situazione artistica di prima battuta, come forse in pochi periodi della sua storia Reggio ha avuto. Tutto sommato, anche guardando indietro, c'è sempre un po' questo da prete, insomma, siamo sempre un po' sfasati. E oggi di questa cultura sono rimaste forse le opere d'arte, sono rimaste le cose più tangibili, ma tante altre cose sono perse. Penso a nomi come Giannino Degani, anche Corrado Costa, che è stato forse anche negli anni 60, più avanti, un anno scolare addirittura finito. Per esempio, chiedo al senatore Bonazza, cui molti danno il merito di avere portato a Reggio questa famosa riunione del gruppo 63. Dove eravate? Il merito è di quel gruppo, di quei tre o quattro più giovani, come appunto Nanni Scolari, Corrado Costa, Adriano Spatola, che gravitava su Reggio, e qualche altro, Carta. Erano poi giovani redattori anche del Verde, che tanto scriveva sul Verde, che pubblicarono questa rivista, che è di livello nazionale sicuramente. Ci sono le firme di personaggi che oggi sono riconosciuti generalmente come rappresentanti importanti della nostra attività critica. E Male Borge, attraverso Bologna, attraverso il professor Franceschi, e per i rapporti con la Feltrinelli, non era ancora parte vera e propria del gruppo 63, che si chiama gruppo 63 perché nasce a Palermo nel 1963. Ma c'è una seduta al municipale nel novembre del 63, magari. Novembre del 63, novembre del 64. Questo... Se tu dici che sei sicuro, no. Comunque il tramite è stato questo gruppo. Storia. Che propose all'amministrazione comunale di ospitare uno degli incontri del gruppo 63. Di ospitare. Ricordo che stanziamo 600.000 euro. Venne avanti scoperta Lombardi, che si installò al Bergo Posta, e ci costò più di... No, ci costò più di liquori che non si... soggiorno, ma il personaggio della secondo me di una generalità non ancora riconosciuta in grande livello, e dopo di lui preparò praticamente il terreno fece un sondaggio, ecco, su Reggio, che risultò positivo, per cui il gruppo 63 venne e tenne qui 12 sedute. Io ricordo, lo verificherò. Io penso, però posso sbagliare, forse. Comunque vennero e qui fecero il secondo incontro, che erano incontri di lettura critica, qualcosa di simile al convegno che il Comune ha fatto fino a 2 anni fa, ma certo di livello, cioè allora era un gruppo molto compatto, anche se rappresentativo di molte correnti e posizioni. La cosa ebbe una ripercussione in Consiglio Comunale. Intanto il convegno si tenne al Circolo del Casino con una mostra che provocò la reazione di qualcuno dei frequentatori del Circolo del Casino, era ancora affidato alla società del Castello. Il grande municipale,
Sì, sì, era municipale, andavo per ascoltare. Come io si teneva nella sala degli specchi e nella sala antistante alcuni dei pittori o comunque produttori di opere figurative o comunque scultore o altro avevano esposto le loro opere nella sala. Un frequentatore del Circo di Casino ne distrusse, ne aggredì e distrusse una. Una evidentemente era talmente provocatoria. E Antonio Bueno. Poi la cosa è per conclusione anche per il Consiglio Comunale, dove un consigliere liberale venne leggendo alcuni brani sicuramente di difficile comprensione dei poeti che erano stati letti. Questo è un po'. Poi la cosa non finì lì perché i rapporti con alcuni rappresentanti del gruppo 63 si protrassero, Umberto Eco venne alcune volte contattato, mantenendo dei rapporti. Voglio dire che qui ci sono anche, ma parlo anche senza microfono, tanto mi sentite, nel pubblico vedo ci sono altri testimoni dell'epoca molto importanti, c'è anche il dottor Boiardi che se volesse parlare, insomma, sarebbe un intervento molto, molto gradito. Abbiamo parlato prima di tutto di Viareggio negli anni 50, certamente provinciale, negli anni 60, come peraltro mi pare sia stato testimoniato, il clima anche a Reggio cambia. Certo ci sono delle forti chiusure, ma a Reggio prima la presenza del gruppo 63, di questi intellettuali anche di ruptura o di questi fiancheggiatori proprio reggiani, la stagione anche teatrale, perché ci fu anche il Living Theater, no? E ricordo sui giornali dell'epoca polemiche violente a proposito appunto di questi eversori, diciamo così, dell'arte teatrale. Non voglio peraltro essere io, ecco, a parlare, a testimoniare di queste vicende. Se il dottor Boiardi, che oltretutto era anche amico di Vittorio Canacchioni, che era l'assessore alla cultura, volesse dire qualche cosa, a noi sinceramente farebbe piacere. Io non sono del tutto d'accordo su questa tesi secondo la quale Reggio è partita da una condizione di tipo provinciale, provincialistica, limitata, e che poi il quadro culturale sia poi finalmente emerso, sia riuscito a consolidarsi come presenza, come suggerimento, come forza di persuasione. Io direi quasi che sia successo il contrario. Pensate che nel dopoguerra, 1945, c'è uno scontro politico che diventa sempre più grave, la guerra fredda, però riescono a vivere addirittura contemporaneamente 4 settimane. La giustizia socialista, la verità comunista, Tempo Nostro democristiano, da prima anche l'Azione degli azionisti, hanno vissuto qui non per mesi, per anni, 4 settimanali che uscivano con puntualità, con collaborazioni molto aperte, ricche, intelligenti. Rileggere questi giornali si forma un'opinione di una città viva, di una città curiosa, che ascolta, dibatte, di una cittadinanza ricca di idee anche. La mia opinione è che questo periodo nel quale gli intellettuali sono presenti nel dibattito politico attraverso anche
questi giornali che escono, che prestano pagine. Ricordo ad esempio sulla Verità, uno dei primi articoli firmati da Edoardo Lombardi, che poi scomparirà un po' di tempo, ma c'è un articolo sulla Verità, sulla libertà dell'arte e della ricerca, in epoche di chiusura, servo, dogmatismi, per esempio, sono il segno di una ricchezza che c'è, di una capacità anche da parte di diversi personaggi di esprimere, manifestare le proprie idee. Lo stesso coraggio che ad esempio il tempo nostro della Democrazia Cristiana di mettere a confronto scopertamente le posizioni filo monarchiche o filo repubblicane, lo scontro interno nella quale i filo repubblicani prevalgono di gran lunga, ma c'è un confronto, una sofferenza, c'è un dibattito interessante, vivo. E secondo me quando è che questa vivacità, questa ricchezza scompare e si diffondono i segni di una povertà che non riuscirà facilmente ad arrivare a superamento. E secondo me sono stati fatti d'ungheria. Restano ancora oggi un fatto terribile per il danno che questa vicenda, per la decisione politica cui si era operata, nel giudizio su quanto era avvenuto, è stato un danno. Escono all'indomani dei fatti d'Ungheria, esce una specie di messaggio critico durissimo contro la politica del PC, contro le poesie di Togliatti. In quel momento un documento firmato da più di 100 fra i migliori intellettuali che la sinistra potesse annoverare, figure di primo piano del mondo dell'arte, della cultura, della scienza, filosofi importanti. E fu per il PC sicuramente un momento difficilissimo della sua esperienza storica, ma questa scelta di condividere l'intervento sovietico in Ungheria ha creato nel mondo intellettuale italiano uno sfaldarsi di posizioni, una perdita di fiducia, un allontanamento anche dalla politica, basta. Si chiude anche il circolo di cultura. E si chiude il circolo di cultura che era un punto di riferimento che io ricordo come importante e appassionante. Il circolo di cultura era un luogo nel quale ci si andava tutti i giorni, se uno aveva un'ora libera andava lì, c'era un colloquio incessante, c'era continuamente in atto una piccola mostra di qualche pittore, non usciva libro che, per il quale non venisse invitato l'autore a riferire delle proprie idee, delle difficoltà, dei problemi che restavano aperti, ma era un centro vivace, importante, tra i più vivi proprio che io abbia poi in tutta la mia esperienza potuto apprezzare. No? Ricordo gli elementi di sofferenza che si erano creati, perché anche a Reggio, chiaro, i fatti d'Ungheria avevano lasciato delle tracce. Ma noi avevamo avuto la vicenda di Valdo Magnani e la vicenda di Valdo Magnani aveva messo il PC nelle condizioni di dover difendere una propria posizione contro tradimenti. E di tutti questi 100 intellettuali italiani che hanno firmato questo documento di condanna delle posizioni comuniste, che divennero più di 100 in pochissimo tempo, questo documento ebbe quasi un ruolo di divulgazione.
reazione, ha creato delle adesioni sempre più larghe. La cosa singolare è che a Reggio nessuno parla, non c'è uno solo che esca o che minacci di uscire dal partito o che critichi apertamente, correndo il rischio di essere a sua volta criticato duramente, insomma. Ma una vicenda che attraversa il mondo della cultura italiana in modo pesante, drammatico, eccetera, la risposta reggiana è un silenzio incredibile, rotto soltanto dagli incontri in casa Cavicchioni e in casa di Giovanna Poli. Erano i due posti nei quali ci trovavamo per discutere di come venire fuori da una situazione che pareva ormai irrespirabile e difficile. Io non lo so, ho frequentato Cavicchioni per tanti anni. Lui era un uomo che criticava in modo molto aperto le posizioni, ma con la politica ci andava piano, nel senso che preferiva a questo punto farsi da parte, quasi un disinteresse, almeno sopravvenuto. La sua politica era il quadro. Era il quadro. E quindi lui ha vissuto marginalmente questo momento, che è stato un momento magico dal punto di vista delle vicende che poi non potevano non accadere, che sono segni diversi, ma questa che segnò il passaggio da una fase che secondo me era abbastanza significativa per la sua ricchezza, varietà, diversità, eccetera, a questa fase di incomprensione, questo piombo che era calato nelle discussioni. Abbiamo cominciato a balbettare, questo è il punto. E abbiamo balbettato troppo a lungo e questo non c'è certamente giovato. Forse vuole continuare, sì. Prima che ho richiamato gli armi, coinvolge un discorso politico, però chiedo come si spiega che poi gli anni 60 sono stati a Reggio un periodo di esplosione, di iniziative trasgressive rispetto, non c'era una, nessuno ha avvertito in quel periodo, lo chiedo anche ad altri, una cappa di piombo, anzi. Diventa tranquillissima la reazione, ma siamo ormai all'imboccatura del 68, la denuncia del pasticcino italiano. Scusa Renzo, però te lo devo dire, io ho avvertito la cappa di piombo venendo dall'estero e ve l'ho sempre detto che io quando arrivavo a Reggio avevo l'impressione che ci fosse un pensiero unico. Scusami, ma te lo devo dire. Lo sai che sono un'amica, non è una critica, però no, non dire che non si sentiva la cappa di piombo. Allora voi non la sentivate, ma noi che venivamo dall'estero la sentivamo parecchio. Tanto più che avendo vissuto all'estero eravamo veramente liberi di pensiero di tutto, perché noi eravamo lì così, non avevamo neanche l'interesse di aderire da una parte o dall'altra, avevamo la nostra coscienza per noi, le nostre idee e si andava avanti con il fiammetto. Quindi quando si arrivava a Reggio io dico alla cappa di piombo non proprio sì, e ve l'ho detto, non dite anche tu, non dite che non ve l'ho mai detto, l'ho sempre detto a tutto il nostro gruppo, perché ho avuto proprio la fortuna e il privilegio di frequentare il nostro gruppo a partire dagli anni 68, quando ci sono 68. Stati i fatti di Parigi, che evidentemente venendo da Parigi gli intellettuali di Reggio ci hanno cercato subito. Scusa, ma te lo dovevo dire. Ma non è la prima volta. Non è la
Certo che il 68 è già gli anni più vivi della vita popolare, però sono gli anni dal 45 alla fine degli anni 60. Mi pare anche che fra i pittori c'è chi ha sofferto dei fatti di Ogliarie, che è uscito e che non avete nominato. E Olivi ha avuto il coraggio di dire no. È vero o no? Quando c'è stata l'incendio Magnani, eccetera. Quando Magnani prima, Magnani del 51. Ma io non darei un peso eccessivo a questa posizione, appunto, di Olivi, perché noi che eravamo, vabbè, io sono di una generazione che viene dopo, però abbiamo avuto l'occasione di misurare se effettivamente questo era avvenuto per questo motivo. No, questo io glielo dico, ma invece il motivo era il quadro motivo che c'erano dei pittori come Carucioni che erano preferiti, perché erano pittori più importanti. Quindi c'erano delle gelosie personali della vecchia provincia. Quindi quel gesto così eroico che dice lei, oh, no, probabilmente non c'è stato. Non dico solo che è avvenuto, anche non perché, dico eroico. No. Insomma, non dico eroico, dico che è avvenuto. Un pittore che alla cappa reagisce, questo glielo posso dire. Secondo me non è così, poi glielo può confermare anche qualche domanda, insomma. Perché la situazione sotto questo profilo è abbastanza corretta e scorretta da parte di qualcuno, da parte di qualcuno che cercava spazio, forse non lo trovava perché non aveva la qualità. Allora emergere all'interno della sinistra bisognava veramente avere delle qualità. Questo era il discorso. Ma delle grandi qualità, perché le persone, noi poi questo abbiamo avuto modo anche di verificare proprio in quel periodo, quando si decide a Reggio Emilia di piantare un centro di cultura che però faceva cultura a livello internazionale. Devo dire che la libreria Rinascita, che era gestita dietro da una serie di personaggi intellettuali di primissimo piano, posto come Nanni Scolari, come Carta, come Spatola, procurava un dibattito molto, ma molto, molto libero in città. Al limite, però era la grande libertà. Era tutto improntato a una linea di rottura. No, ma io non puoi dire che io trovo un fatto negativo, non lo dico. È così. È vero, sono d'accordo che i fatti in Veria sono molto chiari per comprendere la vicenda politica successiva del paese. Qui, e forse non solo qui, ma l'abbiamo vissuto qui, la reazione è stata più che sul terreno squisitamente politico, trasgressiva per la ricerca di affrontare i problemi sul terreno delle attività culturali. Se posso portare. Prego. Allo spesso. La rottura arrivò al punto, io ero assessore proprio nel 63-64, quando si fecero questi incontri, eccetera, per spiegarmi le buone ragioni, no, delle scelte che venivano proposte, eccetera, venne da me, c'è poco, dovevi fissare un appuntamento con un pittore, uno scrittore, Sgarò, il quale mi può un libro cominciò a sfogliarmelo davanti da tutte le pagine bianche, non c'era scritta una sola parola, la nuova letteratura. Come il taglio di Fontana. Beh, Sgarò peraltro è una figura ormai storica dell'avanguardia degli anni 60-70, con una sua poetica tutta particolare, ma tanto per rispondere ma brevissimamente all'osservazione della signora della cappa di piombo, forse non lo so, io ero troppo
giovane negli anni 50 per avvertire questo, ero giovane ancora negli anni 60, ma avevo già, per così dire, il ben dell'intelletto, facevo l'università e mi accostai proprio alla sinistra, al Partito Comunista allora, seppur come fiancheggiatore, insomma, non organicamente, proprio perché a Reggio Emilia, come in Italia io credo, negli anni 60, la sinistra era portatrice di una cultura estremamente articolata, poco omogenea, ormai come dire, il totem, il feticcio del neorealismo era diventato da tempo in seno agli intellettuali, in seno agli artisti di sinistra. E io mi accostai alla sinistra non tanto per ragioni di tipo sociale, no? Certo, io coltivavo certe idee di solidarietà, di equità sociale, ma quello che mi interessava, io venivo ovviamente dall'Università di Bologna, d'Ancesti, eccetera, ecco, io vedevo a Reggio Emilia un fermento di idee che era rappresentato dagli uomini di sinistra e non certo da uomini e da intellettuali di altre appartenenze politiche. Ci saranno indubbiamente stati, ma indubbiamente ci sarà stata questa, nel clima di revisione storica che oggi impera, insomma, si parla del dominio della cultura, dell'egemonia della sinistra negli anni 60 e 70, sarà stato pur vero, certamente, ma perché dall'altra parte io credo c'era anche il vuoto, non c'erano delle proposte così forti come venivano trasmesse dagli uomini della sinistra. E dunque, ecco, il mio interessamento, il mio avvicinamento alla politica della sinistra, io probabilmente provenivo così da istanze liberali, crociane, fu certamente attraverso prima l'esperienza di Anceschi, che fu il mio maestro, che considero davvero un maestro tutto tondo, e poi anche dalla frequentazione di questi uomini, che erano Polari piuttosto che Paolo Carta, Spatola, insomma. Credo davvero che a Reggio Emilia negli anni 60 ci sia stato un fermento di idee davvero molto molto articolato e molto vitale. Io l'ho vissuta così come giovane studente, certo non avevo la fortuna di vivere a Parigi, ma indubbiamente a Reggio certamente era molto, forse era molto provinciale, però insomma l'eco di queste cose, del dibattito, che non era soltanto italiano, insomma le neoronguate non trattavano soltanto l'Italia, era una situazione che circolava in Europa, dal nuovo roman francese ad esempio, che ben presto io conobbi attraverso proprio, come dire, la testimonianza, l'intervento, il consiglio proprio amicale di questi giovani intellettuali, allora giovani intellettuali reggiani che erano anni scolari, Paolo Carti, insomma, il gruppo di Malebolge, il Verri, l'Università di Bologna. Posso dire una cosa? Certo. Io sono uno che difende Reggio Emilia. Reggio Emilia è sempre stata una città un po' cenerentola rispetto a Parma e Modena. Però se guardiamo Reggio Emilia, nella sua timidezza, è sempre stata prima e portatrice nella storia d'Italia da 150 anni. Non solo la bandiera è nata qua, poi delle grandi lotti prima del fascismo, ahimè, però c'è stato anche un ottimo terreno per il fascismo. C'è stata la resistenza, c'è stato gli anni 60 ed è sempre stata, poi qualcuno può criticare, sono stati anche i cosiddetti anni di piombo. Comunque, Reggio Emilia è stata sempre all'avanguardia in tutto, sulla storia d'Italia. Quindi proprio in prima persona. Qui sono nate le principali formazioni, diciamo così, che hanno portato l'iniezione centrale della Repubblica, della libertà, della bandiera tricolore, eccetera, eccetera. È automatico, secondo me, che accostato questo vi fossero anche, è automatico, è quasi, quasi intuitivo, forse intellettuali, culture, arte, a questa altezza.
Questa è la prima cosa che vuole. Quindi Reggio Emilia va a testa alta, orgogliosamente rivendicata nella sua storia, in tutta la sua cultura, che è totalmente italiana se non europea. A mio avviso, purtroppo ognuno vede le sue cose. Sugli anni 60 bisogna dirlo che chi ha provocato un suo movimento reale sono stati la valanga di dissidenti del partito, la valanga di dissidenti della tradizione della sinistra, perché bisogna dire che non erano solo esclusivamente quelli inquadrati, anzi erano tutti coloro i quali che mettevano in discussione questo tipo di partitismo, questo tipo di cappa che un po' c'era, come diceva la signora prima. Sul gruppo 63 pongo una domanda all'ex sindaco Bonazzi, perché c'è successo anche dei fatti molto tristi. Sia l'avvocato Costa, quando fu sospettato di essere un fiancatore delle Brigate Rosse, avete fatto vuoto, molti hanno fatto vuoto attorno a Costa, che la sofferenza, io lo so la sofferenza che Costa aveva su questo piano qua, che non era vero, che fosse, e altrettanto Scolari. E altrettanto su dirlo, altrimenti non diciamo tutto della situazione. Scolari, quando gli furono somministrati, diciamo così, dei sospetti strani, ci è stato fatto un voto che non sia stato anche la causa del suicidio. Poi quindi, ecco, queste sono le due cose che voglio dire. L'altra cosa invece su Cadicchioni, che ho avuto occasione di conoscere anch'io, so superficialmente. In un dibattito a Quattro Castella, mi ricordo, ecco qui vorrei chiedere se qualcuno è informato, quando lui teorizza la fine della pittura o la fine dell'arte, insomma, adesso non ricordo bene se... La morte dell'arte. E lui sosteneva che a un certo punto ormai la creatività era totalmente sul piano industriale, tecnico, eccetera, eccetera. Se qualcuno riesce a tirare fuori quest'altro aspetto, che non è stato solo l'arte. Più vicino a noi, che magari più sull'argomento dell'arte, ero curiosa di sentire da alcuni artisti presenti, più giovani, come vedevano questi mezzi del passato, perché andando avanti nel tempo ricordo un altro momento in cui a Reggio si è ispirata una bell'aria con anche dei risultati tangibili, cioè la fine degli anni 70, in cui c'è stato veramente questo momento di vivaio di artisti non citi presenti naturalmente, ma ricordiamo anche Galliani, Benatti, che sono andati alle Biennali, ricordo l'esperienza della Minima, di Giancarlo Vicenzi, cioè è stato un altro momento di coagulo forte che c'è stato in città. Perché poi tutte queste vicende di cui parliamo in realtà oggi e stasera le vediamo sulla nostra città, ma i collegamenti poi con una evoluzione anche più generale direi che si possono anche un po' rintracciare la voglia di gruppo che c'è in certi momenti precisi, insomma, della cultura, dell'arte italiana, che poi si perde, sembra così assolutamente irraggiungibile oggi, rifiuto di identificarsi in poetiche precise, l'emergere dell'individualità del singolo artista, cioè tutto un po' un'evoluzione che insomma è rintracciabile anche più in generale. Sì, volevo qualche, così per chiudere magari anche alleggerendo la discussione, volevo sentire un po' in quegli anni questi maestri come li vedevate, se vi interessavano, se c'era guardo molto così. Ho detto che i presenti ci escludevo. Se hai il microfono, le cose. Dico due cose volentieri anche perché indubbiamente ho conosciuto di persona Cadicchioni, è stata mia collega anche come insegnante dell'Istituto d'Arte, quindi abbiamo avuto modo diverse volte anche di parlare, ma devo però ammettere che non c'era quella frequentazione profonda, quella amicizia così profonda che invece c'era nei confronti di altri artisti reggiani. Io sono nato nel 51, quindi i fatti di Ungheria non li ho sentiti, ho sentito quelli della Cecoslovacchia, ma vengono dopo. Ma a parte questo tema,
È evidente che uno studente che frequentava l'Accademia di Belle Arti, che aveva fatto la scuola d'arte, io ero uno di questi, ci sono altri amici, cito per esempio Luigi Annussini, Cevale, che insieme hanno fatto la scuola d'arte Reggio, che mi ha frequentato l'Accademia Bologna, poi dopo alcuni andarono per altre strade, alcuni amici andarono a Milano, altri sono rimasti a frequentare l'Accademia Bologna. Bene, qual era il riferimento? Il riferimento per noi giovani, eravamo dei ragazzini, sto parlando di anni 19, la prima mostra fatta insieme a questi maestri, si ricorda Nino, la feci nel 1970 in Giotto Salone, fu una mostra del sindacato, perché c'era allora il sindacato arti visive della CGL, e fu una mostra sindacale. Poi venne quella importantissima mostra che intitolava Lo spazio negato, che noi da studenti proprio dell'Accademia sposammo in pieno, perché mi ricordo ci furono delle discussioni, in quell'occasione conobbi anche l'anno scolare, parlavamo con lui, parlavamo queste grandi figure, ma diciamo così che qual era il nostro atteggiamento verso i pittori, diciamo, canonici, che potevano essere Leonardo, Cavicchioni e Poli. Io faccio parte di quella generazione che prendeva atto che il neorealismo è stato, fu, ed era una grande esperienza culturale, artistica per il nostro paese, ma facevo parte di quella generazione che vedeva l'esperienza neorealista come qualcosa che apparteneva al passato, qualcosa che non ci apparteneva, perché noi siamo nati nel 50, 51, la guerra finita, quindi non avevamo vissuto quei momenti, quelle fasi. E il nostro punto di riferimento, lo dico personalmente, era più, riguardava più questo gruppo che faceva riferimento a Squarza. Ce lo dicevo prima con lui personalmente. Era lui il nostro punto di riferimento, perché ci univa un'identità politica e ideologica che ci apparteneva, apparteneva a tutti, no? Ma all'interno di questa visione politica comune c'erano diverse opzioni. Leonardo, con tutto rispetto, e Cavicchioni, cito un altro artista importante che secondo me Reggio non ha tenuto molto in considerazione, anche perché non è mai stata fatta un'antologia, che è Luigi Ferretti, che ha lavorato nel campo della scultura. Io spendo una parola per far sì che il comune faccia una grande mostra di Ferretti. Non la vuoi fare. Ma comunque, detto questo, allora noi, cioè, si guardavano questi maestri come un punto, arrivo. Sapevamo che c'erano questi grandi maestri che erano Leonardo, Cavicchioni e Luigi Ferretti per la scultura. Orlandini è stato mio docente, Ferretti è stato mio insegnante di scuola d'arte. Ma la nostra generazione guardava con più attenzione le tesi che sosteneva Nino e l'altro gruppo di persone. Non solo, grazie a Nino, Spaggiari e Gerra, che c'erano lì, c'erano, qui non mi ricordo ancora che, grazie a loro io conobbi Poli. Andammo a trovare Poli a Novedara, avevo 19-20 anni, e rimasi molto colpito perché era appassionato di, ero radioamatore. Ma oltre ad essere un radioamatore, era un grande conoscitore della pittura. E io da ragazzino proprio, con i pantaloni corti, ascoltavo questi signori che erano più grandi di me e mi ero a quel punto fatto un'opinione. Era naturale per noi avvicinarci a queste tesi, non più a quelle che sostenevano il neorealismo. Perché, è vero, io ho partecipato ai movimenti studenteschi sia a Reggio che a Bologna, ma è evidente che una stagione era chiusa, era finita, che si apriva una prospettiva che faceva riferimento anche alle ricerche internazionali dagli Stati Uniti, dall'Europa. Non solo, direi che Reggio, non l'ha detto Squarza, ma voglio spendere due parole. Lateralmente l'attività propriamente artistica, che si riconosceva nel fare pittura, scultura o letteratura, ci fu una stagione che fu quella delle mostre indagini. Fu una stagione che partì, ti ricordi, con la mostra sui libri di testo, indagini sui libri di testo, che portammo anche a Trento. Io aiutai appunto Nino a fare questa cosa e poi, oltre a queste mostre, i Pampi Bugiardi, scritto da mia moglie con un bel esatto. C'è un catalogo che, siccome non avevamo soldi, abbiamo dattilografato e fotocopiato. Catalogo della fattura. Grazie.
Ma questa prima mostra indagine apre una serie di mostre dove vedeva sempre anche Nino promotore e anche curatore, che era per esempio quella sulle immagini di aspetti di comunicazione visibile nel urbano, e poi altre che non ricordo. In ogni caso, cioè, questo Reggio ha un'importanza da un punto di vista della ricerca artistica, ma ha detto alcune cose riferite proprio a un certo atteggiamento. Voglio dire, queste mostre partecipavano alla redazione di queste mostre artisti giovani, e dico che questo forse è un aspetto meno conosciuto. Allora, concludendo, io ho sempre avuto molto rispetto per Leonardi, per Cavicchioni, anche per Colpo, per le conosciute persone. È chiaro che per noi erano figure che appartenevano, diciamo così, a una storia che non ci apparteneva di prima persona. E però devo riconoscere, lo dico a distanza di tempo, a Reggio Emilia riconosco una peculiarità, perché avendo conosciuto i maestri più vecchi, io ho conosciuto anche Destri, io quando ero ancora quindicenne andai a trovare Destri a casa sua, mi parlò della pittura di Rodin. Devo riconoscere a Reggio una capacità di proposta, e riconosco negli artisti reggiani un senso dell'etica e un senso proprio l'atteggiamento etico che sta scomparendo lentamente nei nostri tempi più recenti. Cioè, questi pittori, questi artisti, lo erano davvero in tutti i sensi. E non devo riconoscere che, mentre oggi è molto di moda, più che essere apparire, conta forse più l'apparire che l'essere, in questa generazione c'era un atteggiamento etico altissimo. E per noi furono da vita. Poi dopo le cose si sono sviluppate attraverso anche l'acquisizione da parte del comune di una sensibilità verso anche i giovani, che poi si sviluppa con l'assessorato dei giovani, eccetera. Un'altra cosa, per concludere, lo dicevo prima Nino, la cosa importante, sto parlando degli anni, fine anni 60-70, cosa accadeva per un giovane studente d'accademia che si voleva avvicinare, che si sta avvicinando al mondo dell'arte? Non c'era l'assessorato che ti chiedeva cosa facevi, ti compilava la scheda. Il modo più semplice, il più naturale, era quello di frequentare gli artisti di Reggio. E allora avveniva una sorta di cooptazione. Erano gli artisti più adulti, più esperti, che ti chiamavano a fare le mostre. Perché, ecco, questo è un dato che ha prodotto sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Se nessun altro vuole intervenire, io volevo solo dire una cosa. Ancora più giovane, non di te, ma di quelle generazioni, mi ritrovo con tutti questi nomi: liceo classico, supplenza di Nanni Scolari, Guidone, non so se qualcuno ha questo mitico nome, Guidone Romagnoli, era il professore d'arte. Chiama Cavicchioni per fare una lezione. Ricordiamo che allora il liceo finiva, se andava bene, con Michelangelo, forse anche prima. Non ci si arrivava a Michelangelo. Ho avuto la fortuna che Nanni Scolari è rimasto mio amico, ho avuto la fortuna dopo di conoscere Pippo, che era amico di Nanni Scolari, però io dico che secondo me Reggio avrà avuto tutte le cappe che volevi, ma era la cappa d'Italia, purtroppo. Cioè, non eravamo noi, cioè, rispetto alla Francia. No, ma non fare un paragone, che io non voglio fare il paragone. No, ma voglio dire solo quello che sentivamo noi arrivando a Reggiani puri, Sì, ma sentivamo che malgrado tutto c'era un freddo. No, allora, scusa un attimo, una ragazza che in quel periodo, ci sto parlando 63-69, passava dalla prima adolescenza alla giovinezza, posso dire l'età, io sono del 46, ti assicuro che Reggio ha dato molti, molti più stimoli di altre città più grosse, cioè, purtroppo, se volete, c'è qualche cosa. Posso piangere che ancora oggi stiamo vivendo
come cappa in Italia. Cioè in Italia c'è qualcosa che ci blocca da sempre. E quindi purtroppo, ecco, quello sì. Comunque volevo ricordarlo soltanto perché stasera per me è stato delizioso risentire questi nomi e pensare come sono uscita dalla vasca di Emilia per fare qualche cosa di diverso. No, assolutamente, no. E la mia non è una reazione a te, sto parlando proprio dell'Italia oggi. Thank you.